Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Oggi sono qui per mostrarti un altro haul Shein. Ho fatto un nuovo ordine perché ho raccolto un bel po' di punti e ne ho approfittato delle spese di spedizione gratis da 9 euro. Ecco qui il sacchetto con tutte le cose che non vedo l'ora di vedere e mostrarti. Quindi direi di iniziare subito questo video. Ora, iniziamo subito. Tutto pieno di sacchetti praticamente. Ah, tra l'altro, volevo dirti, ma hai notato che Shein sta un po' diventando come AliExpress? Ecco il perché. L'ho notato anche nell'ordine che ha fatto l'altra volta a mia madre, che c'era un sacchettino a parte. Praticamente, cioè, sì, Shein, quindi. Tipo tutte queste cose che ho preso, ma ci sono anche dei venditori indipendenti. Infatti, quando tu selezioni le varie cose e le metti nel carrello, può spuntarti sopra tipo il nome del negoziante, un po' come su AliExpress. Infatti, mi è arrivato un altro pacchettino e qui c'è. Oh, lui, va bene. Praticamente ho ripreso questo ceppo di legno. Io ce l'avevo, l'avevo preso tempo fa, ma mi si è rovinato, macchiato. Colpa della lampada di sale che si è praticamente sciolta sul mio ceppetto di legno e quindi me l'ha macchiato tutto. Devo dire che quello dell'altra volta però era fatto meglio. Aia, una scheggia di legno nel dito. Era fatto molto meglio quello dell'altra volta, era più carino, però vabbè, tanto io lo utilizzo da mettere sotto un vasetto, sotto una piantina, quindi sotto una candela va bene anche così, dai. Iniziamo a pescare. Mollette, però devo dire che mi piacciono tantissimo i colori. Io adoro comprare su Shein mollettoni in passato, soprattutto in estate, ne prendo sempre tantissimi. Questi qui mi hanno colpito particolarmente per il colore, sono tutti sulle tonalità del marrone. Solitamente i mollettoni di Shein sono fatti benissimo, durano nel tempo, non si rompono facilmente e tengono benissimo i capelli. Vedo un altro mollettone, eccolo qui, perché di questo colore mi mancava. Non è bianco, io lo immaginavo bianco, è più un panna giallino, un color crema direi, tipo la crema pasticcera, color crema pasticcera. Anche questo sembra fatto molto bene. Prendo lui, eccolo qui. Te l'ho già mostrato l'altra volta nell'ordine di mia madre. L'ho preso ovviamente anch'io, visto che era nella mia lista desideri. Ed è l'aggeggino, quello per mettere sopra il dito, utilissimo per quando si deve rimuovere lo smalto con il solvente. Io lo utilizzerò proprio per questo ed è fatto molto bene, plastica rigida, costato pochissimo perché era in offerta. Tutte le cose, tra l'altro, che ti mostro oggi, io le ho prese, wow, con dei super saldi. Tipo come questa cover che mi è costata semplicemente 50 centesimi e questa è bellissima, anche lei color crema e con tutti questi fiori, fantastica. Io purtroppo ho l'iPhone nero e adoro particolarmente le cover fatte così in modo che mi coprono tutti i bordini neri dell'iPhone e della fotocamera. Beh, non è l'unica cover che ho preso. Ovviamente stickers, perché in un mio haul non possono mancare gli stickers e quando non li prendo sento sempre che manca qualcosa. Io amo gli sticker, sono sticker dipendente, lo ammetto, non ho problemi ad ammettere questa cosa. Questi erano super scontati, se non mi sbaglio, anche loro sui 60-70 centesimi. Sono molto vintage e sulla scrittura, infatti ci sono le agende, le penne stilografiche, macchine da scrivere, insomma. Sono veramente bellissimi questi stickers, mi strapiacciono. All'interno della confezione ce ne sono 40 pezzi.
questo haul sento che mi darà grandi soddisfazioni perché ho preso delle cose veramente super sfiziose. Ah, sono gli orecchini questi. Tra l'altro io mi sono accorta che dentro Shein c'è anche una sezione runway con alcune cose appunto del marchio runway, tipo questi orecchini qui, che sono gli ear cup. In attesa di farmi i buchi alle orecchie veri e propri, perché ho intenzione di farmi diversi buchi, ho preso questi. Uno è andato via, aveva da fare. Ho preso questi orecchini qui dorati che sono veramente carinissimi, fatti molto bene. Il mio preferito è questo con la foglia. Andiamo avanti perché ci sono tante cosine. Altro mollettone. Evidentemente ero in vena di comprare mollettoni in quest'ordine, d'accordo. Questo però mi ha colpito subito perché è molto carino e secondo me è anche grazioso per uscire, non solo da tenere in casa. È tutto dorato con questi fiori e queste perle bianchi. Altra cover per il mio iPhone. Questa è bellissima perché c'è su la mia iniziale. L'unica cosa, stavo dicendo, che è trasparente e quindi si vedrà il nero del mio telefono, a meno che non penso di mettere sotto qualche carta olografica. Sapete le carte quelle per scrapbooking? Ecco, magari potrei fare qualcosa del genere in modo da coprire il nero. Oh, lo sketch note. Allora, questo era da tanto che lo puntavo. È praticamente uno sketch note, sono quei fogli tutti neri con il legnetto e poi si può scrivere, disegnare e sotto praticamente ci sono i colori. Questo qui dovrebbe essere proprio arcobaleno. Sì, vedete come è disegnato praticamente qui. E io vorrei fare delle scritte, dei disegni particolari poi da attaccare all'interno del mio diario creativo e l'ho preso per questo motivo. Altra cover, ma questo è un tripudio di colori, questo è tipo estate, questo è neanche primavera, grida proprio estate, mare, sole, Bahamas, non lo so. Questa è troppo, troppo bella. Anche lei l'ho presa scontata, se non mi sbaglio, a 70-80 centesimi. Anche lei è trasparente. Con il nero non lo so come starà, però casomai metterò all'interno una carta sul bianco, poi vedo. I colori sono veramente bellissimi, come potete vedere. Oh, ci sono le ultime cosine. Oh, questo, bello. Allora, ho preso un altro accessorio per il mio iPhone. Questo qui è per il caricabatterie. Ed eccolo qui, ed è praticamente la copertura in silicone. L'ho preso di questo colore, perché se non mi sbaglio c'era anche rosa, bianco, insomma, di altri colori, per coprire appunto il caricatore. Oh, orecchini! Questi pensavo di non averli più presi. Anche loro in super offerta, credo 80 centesimi. Devo dire che sono molto carini. Li ho presi in argento perché solitamente io li prendo sempre dorati e tendo ad utilizzare sempre gioiellini color oro. Questa volta ho detto no, cambiamo, perché se un giorno a me mi va di mettere cose argentate non c'ho niente, c'ho tutto dorato. Dai, dai, siamo al traguardo, ci siamo quasi. Cos'è? Ah, un anello! Io avevo detto che non avrei più preso anelli da Shein, ma questo qui, se non mi sbaglio, è regolabile. Sì, ed è anche bellissimo! Lo adoro! Ci sono due crocette, quella insomma color oro e un'altra con gli strass. È davvero tanto bello! Mi piace. Bellissima! Ho preso una collana. Wow! Wow, è pazzesca questa collana! Veramente è costata un'inerzia, pochissimo. È super lucida e le pietre sono tutte colorate, sono queste goccioline multicolor, rossa, verde, celeste, porpora, blu, ma hanno una lucentezza che è pazzesca. Ora non sto parlando tanto in questo video, ma siamo arrivati Siamo arrivati all'ultima cosa che ovviamente è un flop. Può mai mancare un flop in un mio video? No, ci deve essere. In un haul Shein il flop ci deve essere perché altrimenti non avrebbe senso. Allora, mi è arrivato questo coso qui che non è per niente come lo avevo immaginato io. Volevo prendere un... che morbido però.
Wow, è morbidissimo il pelo, wow. Allora, volevo un piccolissimo portapenne, ma proprio piccolissimo, tipo dove all'interno c'entravano solo tre penne in croce e basta, da mettere in borsa insieme all'agenda. Solo che io questo me lo immaginavo più piccolo, lo immaginavo un po' più bianco, invece anche lui è color crema pasticcera. Il tema di questo video sarà la crema pasticcera. È un nì, questo per quanto mi riguarda è un nì, perché anche il colore non mi fa impazzire più di tanto. E questo quindi è tutto quello che ho preso questa volta. Allora, è difficilissimo scegliere una cosa preferita perché ce ne sono state veramente tante in questo video, però direi questi. Quindi la collana. Fantastica. E le cover tutte e tre perché non riesco a deciderne una sola, quindi queste qui sono le mie cose preferite, mentre quella che mi è piaciuta meno, che è un po' un flop per quanto mi riguarda, è questo astuccio, che comunque è morbidissimo, fatto bene, non ha difetti, però per degustibus, insomma, non mi fa impazzire, quindi lo metto tra i flop. Se ti va, fammi sapere quale tra le cose che ti ho mostrato oggi è la tua preferita e quale ti è piaciuta meno. Ti ricordo come sempre che giù nell'info box troverai tutti i link delle cose che ti ho mostrato se per caso qualcosa ti piace particolarmente. Io ti ringrazio per aver guardato questo video, per essere stato in mia compagnia oggi. Ti mando un grandissimo bacio, ti auguro una buona giornata e spero ovviamente di rivederti anche nel prossimo video. Ciao!